Nuovo colpo di scena a Temptation Island. Un fidanzato ha letteralmente perso il controllo a seguito di alcuni filmati che riguardano la sua compagna. Parliamo della coppia composta da Raul e Martina. Ecco che cosa è successo tra i due. Temptation Island. Raul perde la testa davanti ai video di Martina. Una delle coppie più interessanti dell'ultima edizione di Temptation Island è indubbiamente quella formata da Raul e da Martina. I due sono fidanzati da pochi mesi, ma questo perché in passato si erano già frequentati, salvo poi una relazione andata male. Hanno quindi deciso di darsi una seconda possibilità, anche se Martina non è contenta dei comportamenti del fidanzato. La ragazza ha infatti raccontato di come Raul sia tremendamente geloso e di come spesso le faccia delle sceneggiate per cose per le quali preoccuparsi è del tutto inutile. Nel corso della sua permanenza in Sardegna, la bella Martina ha avuto modo di conoscere i tentatori, tra cui ad esempio Carlo. I due sono parsi affini fin dal primo momento e questo non ha fatto altro che scatenare una grande gelosia nel ragazzo. Durante l'ultimo falò, Raul ha quindi visto dei video nei quali la sua fidanzata appariva in atteggiamenti discutibili. Proprio per questo ha perso la testa e ha cominciato a reagire in maniera poco appropriata. La reazione esagerata e l'intervento della produzione, dopo le varie clip che hanno visto come protagonista la sua fidanzata, Raul ha letteralmente perso la testa, tanto da prendere a calci tutto ciò che attraversava la sua strada nel villaggio dei fidanzati. Non è la prima volta che si verifica un fatto simile, in quanto anche nell'edizione passata molti fidanzati si sono sfogati prendendo a calci e a pugni sedie e tavolini. Per non parlare poi delle povere bottigliette d'acqua, diventate veri e propri capri espiatori. Ovviamente assisteremo a queste scene nella puntata di stasera, anche se possiamo avere delle anticipazioni proprio grazie all'intervento di una delle autrici del programma. Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, la quale ha sempre lavorato con successo e professionalità nei programmi di Maria De Filippi. L'autrice avrebbe rilasciato una intervista a Repubblica, descrivendo come la gelosia sia una componente principale in tutte le coppie che prendono parte alla trasmissione. La donna ha comunque detto che l'obiettivo della produzione è quello di contrastare la gelosia patologica, motivo per il quale Raul non sarebbe un soggetto del quale preoccuparsi. In molti infatti l'hanno descritto come eccessivamente geloso, arrivando a paragonarlo perfino ad Otello. La produzione ha quindi dichiarato come manchino diverse puntate alla fine di Temptation Island e che, molto probabilmente, le sorti che riguardano Raul cambieranno. Sicuramente la strada per scoprire come finirà tra il fidanzato e Martina è ancora lunga, ma lo stesso potrebbe decidere di avvicinarsi a delle tentatrici per vendicarsi della sua fidanzata. Ad ogni metodo scopriremo il tutto solo nella puntata di questa sera, come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle 21:20 circa. Non perdete questa favolosa occasione estiva.